Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci in studio, vedo collegato Lirio Abbate, giornalista d'inchiesta per la sua attività giornalistica contro la mafia e sotto scorta d'anni. Senti Alessio, è un mestiere un po' strano il nostro, perché siamo tutti e tre giornalisti, solo che noi siamo su una, diciamo, panca non comodissima, ma insomma no, abbastanza confortevole. Per la mia schiena non Lirio è Abbate, giornalismo scomodo. Stesso giornalista pure lui, ma vive sotto scorta. Anzi, a tal proposito, siccome tu vivi sotto scorta e il documentario ci ha parlato di Corleone, Lirio, ci racconti chi era e cosa voleva da te Leoluca Bagarella? Leoluca Bagarella è il cognato di Salvatore Riina, è un assassino, uno degli esponenti di punta dei Corleonesi. Ha sulle spalle un centinaio di omicidi proprio per averli eseguiti. Ed è un personaggio a cui i giornalisti non va proprio a genio, nel senso che in passato è stato l'autore dell'omicidio di Mario Francese, un altro giornalista a Palermo assassinato nella prima guerra di mafia, e poi non mi sono piaciuti i racconti che ho fatto io di alcune storie, nonostante il fatto che fosse al 41 bis lui è venuto a sapere chi era l'autore, mi ha prima minacciato indirettamente e poi mi ha fatto delle minacce dirette in un'aula di giustizia, proprio perché non gli piacciono come si racconta la mafia e le loro contraddizioni. Ecco, da questo che è interessante, no? Si evince che il 41 bis, che è il regime carcerario più duro che il nostro ordinamento ha a disposizione, funziona diversamente, è permeabile, esatto. Perché leggevano, guardavano i servizi, magari, non lo so, avevano comunque delle gole profonde che davano loro delle informazioni. Ma soprattutto leggevano con attenzione, Lirio. La mafia segue come la mafia viene raccontata. Beh, come viene raccontata, perché la mafia segue i segnali, segue le indicazioni, segue i movimenti. La mafia vive di segnali e quindi fra mafiosi si parlano a gesti e quindi quello che c'è scritto in un articolo è importante. Nel mio caso in particolare raccontavo le contraddizioni di Leoluca Bagarella e quindi quando tu vivi di consenso sociale, i mafiosi vivono del consenso sociale, quando tu questo consenso sociale glielo frantumi raccontando quelle che sono le loro bugie, le loro contraddizioni, ecco, allora questo fa un grossissimo danno. Invece non fa alcun danno se racconti che Leoluca Bagarella è un assassino e che c'ha sulle spalle 100 omicidi, loro di questo ne vanno fieri purtroppo, e quindi la cosa importante è raccontare documentalmente, distruggerli da un punto di vista proprio reale, cioè far capire che non fanno il bene della società ma sono il danno della società intera. Senti Lirio, tu l'11 aprile del 2006 eri a seguire letteralmente l'arresto, da vicino l'arresto di Bernardo Provenzano, ce lo puoi raccontare un po' come se stessi ribattendo i lanci dell'Ansa, mi pare era la testata per cui lavoravi all'epoca? Sì, è stata una giornata importantissima per la lotta alla mafia, per gli uomini dello Stato. Un uomo ricercato da 43 anni, Bernardo Provenzano, in quel giorno, in quella mattina, finalmente veniva preso dalla polizia, dagli uomini del Servizio Centrale Operativo, dagli uomini guidati da Renato Cortese. Quella mattina era tutto una cosa surreale, silenzio assoluto, una piccola casetta, un gruppo di uomini della polizia che arriva sul posto seguiti da un altro gruppo e si fa eruzione dentro questo casolare, e dentro c'è Bernardo Provenzano. Le immagini, e così come è stato visto, è stato trovato, era di un uomo nel pieno del suo ruolo di capo della mafia reggente, aveva preso il posto di Riina, che era nel suo ufficio, stava scrivendo i famosi pizzini, cioè gli ordini della mafia. In questo senso un arresto molto diverso da quello di Messina Denaro? Molto diverso, unico. È il primo boss mafioso, Bernardo Provenzano, che viene preso proprio nel pieno delle sue funzioni e nel suo ufficio. Ed era un momento straordinario. Siamo arrivati lì, abbiamo visto le cose, abbiamo visto la sua paura negli occhi che erano inferociti, ma stava in silenzio, immobile. E perché all'inizio non l'aveva capito che erano i poliziotti quelli che erano arrivati. E alcuni di loro si sono tolti il Mefisto,
diciamo, che copriva il volto, e hanno detto: noi siamo la polizia, siamo lo Stato, lei deve stare tranquillo. E lui ha stretto la mano a queste persone, ma era molto adirato, non aveva calcolato che in quel giorno, in quel momento, comunque non aveva proprio calcolato che poteva che avrebbe finire, potuto succedere addirittura l'arresto. La fine. Un'altra curiosità, quando si lavora, immagino, su temi così scottanti, incrociare le fonti, validarle, verificarle, credo sia fondamentale, e non sempre le fonti sono fonti attendibili in RIPSA, c'è qualcuno che cerca di avvelenare i pozzi. Ti è mai capitato di sentirti potenziale destinatario di un depistaggio? Sì, c'è sempre il rischio, ci sono stati i casi, ed è questa l'antivirus che ognuno di noi deve portare dentro di sé, capire innanzitutto cosa ti stanno dicendo, perché te lo stanno dicendo, verificare, confrontare e soprattutto vedere se è una polpetta avvelenata, chiamiamola in senso largo. E quindi sì, ci sono stati dei casi e ci sono stati dei momenti in cui hanno tentato di pilotarmi, ecco, questa. Grazie a Lirio Abbate, ora ci vediamo il secondo documentario che ci porta in America per capire chi c'era dietro l'eccessiva eroina arrivata sul mercato americano. La soluzione è nel documentario. La soluzione è nel documentario.